Salve amici di Iron Folks, sono qua al Fosk Festival di Bagnatica insieme agli Ancient Bards, che quest'anno fanno i 10 anni d'attività della band, giusto? Esattamente. Allora iniziamo magari, parlateci di questi anni, le soddisfazioni migliori che avete avuto. Allora, diciamo che sono 10 anni proprio dall'inizio dell'attività, cioè quando ci siamo radunati tutti quanti, io e Martino più che altro, nel 2006, e abbiamo iniziato appunto a sfornare quello che è il progetto Ancient Bards. E quest'anno abbiamo deciso di fare abbiamo deciso di fare anche qualche live, appunto per festeggiare questa nostra attività da questi 10 anni, e faremo appunto qualche live a settembre, ottobre e novembre, tra Olanda, Belgio, Germania e anche Giappone. Sono stati 10 anni comunque pieni di lavoro, sì, di sacrifici, tantissimi, troppissimi, però anche tantissime soddisfazioni, appunto tante cose inaspettate, appunto già avevamo iniziato tutto come un gioco, già il fatto di aver pubblicato 3 album, già dal primo inizialmente non ce l'aspettavamo, e tutto comunque sia stato molto molto bello, tutto fantastico, dal punto di vista live anche, e quindi siamo carichi, vogliamo continuare così insomma, e adesso quest'anno stiamo lavorando appunto alla realizzazione del nuovo CD, della nuova parte della saga, e niente, e quindi andiamo avanti insomma. Sono 10 anni, ma vogliamo continuare per farne altri 10, 20 e così via insomma. Okay. Allora, 10 anni, e questo è il secondo anno che siete qua al Fosk Festival, giusto? Esattamente. Ok, siete stati qua 3 anni fa, se non ricordo male. 2011. Così tanto è già passato, no, oddio. Mi ricordo la maglia, era Nation Bar 2011. Ok. Però è tantissimo. Un botto, neanche io mi ricordavo così tanto. Allora, com'è tornare qua per la seconda volta? Come vedete cambiato il festival? Come cambia per voi il festival, anche visto da musicisti e non da semplici spettatori? Magari facciamo rispondere. È che non sapevi cosa dire? Com'è cambiato? Sai che c'è stato un time freeze, mi sembra tutto abbastanza. Almeno all'aspetto, ancora non l'abbiamo vissuta, non siamo saliti sul palco, quindi il feel ancora non ce l'abbiamo completo. Però sembra tutto come quella volta, 5 anni fa. No, però è stato, mi ricordo che insomma nel 2011 è stato uno dei concerti più belli che abbiamo fatto, cioè a livello primo concerto, sì, un po' più primo festival, è vero, è stato il nostro primo festival con, sai, un pubblico eterogeneo che chiaramente non viene lì appositamente per te, perché tu ancora non sei assolutamente nessuno, però molto partecipativo, è stata una gran figata, lo ricordiamo proprio come un bellissimo concerto, e speriamo che anche questa sera sia altrettanto esaltante. Perfetto. Allora, in questi 10 anni avete avuto un ottimo successo non solo in Italia ma anche all'estero, in modo particolare in Giappone, giusto? Sì. Allora, vi chiedo intanto se notate differenze particolari tra l'atteggiamento e anche il modo di recepire la vostra musica da parte dei fan o del pubblico, diciamo più in generale italiano, rispetto a quello estero. E poi so anche che avete realizzato edizioni dei vostri album apposite per il Giappone, giusto? In cui compaiono anche delle cover. Sì, certo. Per cui, se volete parlare anche di quell'aspetto. Certo. Sì, sì. Parlo io. Fai te, vai. Allora, per quanto riguarda la differenza di pubblico tra l'italiano e l'estero, alla fine non abbiamo sentito troppissima differenza, perché gli italiani sono stati più calorosi di quello che ci aspettavamo. Magari ci aspettavamo un attimino di responso più carico dal parte dell'estero, pensando vabbè, andiamo all'estero, ci andiamo poco, quindi sono un attimino più recettivi, più disposti a dare tanto, e invece anche gli italiani hanno
hanno risposto molto bene da quel punto di vista, quindi siamo soddisfattissimi da questo, per questa cosa qua. Per il Giappone invece abbiamo realizzato, partendo da una cover di Final Fantasy, noi sempre molto fissati con i videogiochi e soprattutto con quell'ambito. Noi, soprattutto te, ma noi diciamo siamo molto fissati con questa cosa qua. Siamo partiti con la prima cover di Final Fantasy nel primo disco e la nostra etichetta giapponese è soddisfattissima di questa cosa, vedendo anche il pubblico giapponese soddisfatto molto di questo tipo di cover, ha deciso di farsi fare sempre quel tipo di cover e noi ovviamente carichissimi, capito? Sempre dispostissimi a fare questo, perché comunque per noi è una bomba, cioè siamo partiti dicendo vabbè facciamo una figata, invece lo è ancora di più, e quindi si porta avanti questa, diciamo, come si può dire, questa, non mi viene il termine, tradizione, esatto, questa tradizione della cover di Final Fantasy per i nostri dischi giapponesi, che per noi è per il quarto pizza, esatto, per il quarto vedremo, è tutta un'incognita per ora. Ok, allora, mi hai nominato appunto i videogiochi e nella vostra musica, nei vostri testi, un po' sia sul piano musicale con le influenze magari più sinfoniche che anche nel piano testuale delle liriche, l'elemento fantasy è molto presente. Vi chiedo, da dove prendete spunto per sviluppare queste tematiche ed elaborarle? Allora, diciamo che anche dare la domanda così. Sì. No, allora diciamo che sì, le tematiche vengono trattate in base appunto alla storia, a tutta la saga che raccontiamo grazie alla nostra musica. E, le liriche le scrive la Sara, diciamo sotto una linea guida che appunto le do io in base appunto a tutta la storia che bisogna raccontare. Diciamo che l'influenza è molto varia, diciamo che io sono un amante appunto di videogiochi, soprattutto Final Fantasy, ma anche di diversi anime quali Full Metal Alchemist e così via. E, diciamo che da questi anime, videogiochi così, mi ispiro tantissimo, mi sono ispirato più che altro, perché la storia, tutta la saga l'ho scritta, è brutto, perché non l'ho mai scritta da nessuna parte, è tutto nella testa. E, l'ho ideata quando avevo 16 anni. Andavo a scuola, non avevo voglia di seguire meccanica, non mi piaceva meccanica, e quindi niente, ideavo questa storia così nella mia testa e abbiamo deciso appunto di raccontarla in questo modo, e da quella volta non abbiamo mai cambiato nulla, abbiamo portato avanti questa storia con appunto questi spunti che poi in realtà si possono trovare anche magari qualche spunto da serie TV, quali Lost e così via, quindi in realtà ci sono tantissime influenze che hanno influenzato poi le liriche e la storia in sé, e niente, queste sono le cose principali. E rimanendo in tema, a che punto siamo più o meno con la saga, con lo sviluppo della saga della Black Crystal Sword? Allora, la Black Crystal Sword, diciamo che la prima parte appunto si è conclusa. Adesso rimangono, si va avanti, quindi ovviamente si apre una seconda parte con il nuovo album e nuove tematiche, nuovi personaggi, e comunque tutto rimarrà sempre legato alla prima parte, perché comunque si va avanti sempre legato tutto a quella Sendor, sì, diciamo, sì, forza Sendor. E, diciamo che siamo a un terzo della storia, della saga, e quindi andiamo avanti così, insomma. Ok, parlando di musicisti che scrivono saghe, voi siete appena stati a suonare in apertura nelle date italiane del tour europeo dei Turillis Rhapsody. Sì, esatto. Ok, potete dirci qualcosa di questa esperienza? Wow. No, io dico solo che nel mio cuore, basta, da quando ero piccolo che li ascolto, quindi da quando ero piccolo, non so. Da quando, tutti quanti li ascoltiamo da quando eravamo piccoli. Quindi è stato emozionantissimo, i nostri idoli di quando eravamo piccoli, stupendo. Non ho altro da dire, guarda. Bellissimo. Passiamo al nostro fan, Fede.
Ripeterete la domanda? Sì. Dai, è stato magico. Io mi rivedevo tipo a 13-14 anni a cantare Emerald Sword in casa, mi sono ritrovato sul palco a cantarla con tutti, è stata un'esperienza stupenda, musicisti incredibili, personaggi fantastici, tre location in Italia da paura, state delle date veramente veramente belle, sotto tutti i punti di vista, il pubblico, poi ripeto, cioè, anche solo vedere da dietro il palco Dawn of Victory, cioè, stupendo, commovente, veramente bello. Ok, un'ultima domanda sul futuro degli Ancient Buzz. Quali sono i programmi che avete, i progetti, diciamo, nell'immediato futuro che avete e le date principali che vi aspettano? Allora, nell'immediatissimo futuro abbiamo tre date a settembre tra, come dice la prima Dani, Germania, Olanda e Belgio. Qui replicheremo sempre in Olanda a ottobre e la combo di date a Tokyo in Giappone, per il quale siamo stracarichi, non vediamo l'ora di andare. E per il resto, futuro più in là di lì, è tutto abbastanza incerto. Sicuramente entreremo in studio per ultimare le registrazioni dell'album e poi chi può dirlo, ormai noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto e speriamo che ci porti a obiettivi sempre maggiori, sempre più in alto. Dove si può arrivare, cerchiamo. E questo nuovo album, si sa già qualcosa sul quando uscirà? Si può dire qualcosa? No, ancora non si sa nulla, non è per reticenza, ma è perché ancora è in fase proprio di strutturazione, sì. Perfetto, allora qua dal Folk Festival con gli Ancient Buzz è tutto, ciao e alla prossima! Ciao!